tutti ragazzi, bentornati nel canale. Come state? Noi siamo in vacanza in quel della Romagna. Allora, venire qua è sempre bello perché è molto caotico, però ci si sente sempre a casa, come se fossimo al mare nelle Marche. Noi siamo ai Bagni 25 in un paese che si chiama Bella Igea Marina. Bella Marina? Oddio, come si chiama? Bella Marina. Igea Marina. Bella. Comunque, c'è una cittadina subito dopo Rimini. Li divide solo un cartello. Però si chiama in modo strano Bella Igea Marina. Devo dire che mi piace molto perché è meno caotica. Cioè, oddio, è caotica. Però non è proprio caotica come Rimini. Rimini sapete che è un bordello proprio. Bellissima, però comunque è abbastanza piena. Mentre qui si sta bene come se fossimo a Civitanova, però un po' più contenuto. Ieri abbiamo fatto un giro, oggi è Ferragosto, innanzitutto buon Ferragosto a tutti. Noi siamo ai Bagni 25 perché siamo venuti in hotel, un hotel carino, mi piace. Ti è piaciuto l'hotel? Dai. Allora, perché è un hotel a 3 stelle, perché non trovavo altro, ragazzi, ho prenotato all'ultimo perché non trovavo altro e erano tutti pieni. Ho prenotato 3 giorni prima di partire, quindi cioè, capite bene che non potevo trovare di meglio. Però devo dire che il personale, siccome è una famiglia, mi piace molto. Si chiama Hotel Buona Fortuna, comunque dopo vi faccio un video fuori com'è. Però mi piace molto il personale perché sono tutti una famiglia e sono molto 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 gentili e disponibili. Ve lo consiglio se volete venire, anche perché la posizione dell'hotel è proprio fantastica, sta proprio tra il mare e il centro per farvi una passeggiata. Dopo questa sera ci andremo a fare una passeggiata di nuovo. Ieri ci sono stati fuochi, sono stati davvero bellini perché diciamo, sapete che si fanno i fuochi al mare e ci siamo fatti una bella camminata. Abbiamo fatto ben 10 km, vero? Sì, Luca è in trance proprio. Ieri ha mangiato tantissimo, allora oggi si sente tipo un bombolone che rotola. E niente, ora siamo venuti al mare, sono le 9.20, no, forse erano prima le 9.20, adesso sono le 9.40. Noi siamo ai Bagni 25, ai Bagni di Gigi. Io mi sono messo questo costume e quel copricostume che vi feci vedere in un haul precedente. Ora penso che tra un po' ci facciamo un bagno, anche perché noi siamo i tipi che facciamo le lucertole per 5 minuti e poi dopo andiamo subito di corsa, ci fiondiamo verso il mare. E niente. Ti è piaciuta la vacanza? Vacanza, ragazzi, solamente 3 giorni, non di più, anche perché dopo dobbiamo andare a prendere la mamma di Luca che sta in Toscana. Sapete che la famiglia di Luca si sviluppa tutta in Toscana e quindi dobbiamo andare a prenderla, così viene da noi, così vede anche lei la casa, diciamo, non l'ha vista ancora, non l'ha vista per via più che altro del lockdown. E poi andremo lì al mare perché da noi si sta bene. Devo dire che l'acqua di Civitanova è più pulita. Mi dispiace, cari romagnoli, siete fantastici, però l'acqua nostra è un po' più pulita. Non è che mi sono trovata molto bene con l'acqua, devo dire, vero? L'acqua non è buona, però mi piace molto qua il fatto che hanno molti hotel, c'è una bella camminata, ci sono tanti negozietti, tutto molto caloroso. Mentre da noi gli hotel sono un po' dislocati, cioè un po' più normale, ecco. Invece qui è tutto molto circoscritto ed è molto bello per fare le passeggiate, quelle serali. Niente, ho parlato tanto, ci vediamo dopo. Thank you.
siamo tornati un attimino in stanza. Voglio far vedere un attimino la stanza, adesso vi giro la telecamera. E niente, molto semplice, però dovete sapere che qui gli hotel sono molto semplici, perché comunque la gente più che altro interessa andare verso il mare. Qui hanno anche la piscina, dopo ve la faccio vedere, adesso scendiamo giù ve la faccio vedere. Io devo dire che questo hotel mi piace, non è nel senso, vedete? Cioè, il bagnetto è piccolino, un bagnetto semplice con una doccia, i sanitari e via. Però, diciamo, è antico, però comunque è super pulito, perché comunque c'è la signora che pulisce. E poi niente, c'è questo terrazzino, vedete? Con la vista qui che si vede uno scacchettino di mare, non so se lo vedete. E poi questi, quelli che vedete attorno, sono tutti hotel, sono tutti hotel. E qui ieri abbiamo appeso i costumi e gli asciugamani. E niente, questo è l'hotel, semplicissimo, però carino, dai. Qui sono i vicini. Questa sono io, in tenuta mare. Non vuoi tornare? In spiaggia? Sì. E andiamo, dai. Luca vuole mangiare, ragazzi. No? Allora, ragazzi, non mi sono portata quasi niente. Abbiamo preso due deodoranti, quelli nostri. Questo che non può mai mancare, perché davvero mi piace molto. Solo che adesso siamo ritornati per prendere questo, perché stamattina me l'ho dimenticata. L'olio da mettere dopo sole. Questo qui della Rilastil, che è un elasticizzante. La schiuma, questa qui della Sion, che mi piace molto. Il fondotinta che mi metterò la sera, cioè mi metto la sera, non la mattina. E niente, il profumino. Luca ha questo profumino molto carino, guardate quanto è bello. E niente, poi ho preso i trucchini, che non trovavo, ragazzi, la pochette, l'ho dovuto mettere qui. Vabbè, i dettagli, però dai, sono comode queste qui dell'Ikea. E poi niente, abbiamo preso anche una lacca, perché sapete, perché i capelli ricci, queste sono una manna dal cielo. E niente, poi ho preso questa qui di Tezanis, però sto utilizzando quella di tela. Ora andiamo. Ragazzi, c'è gente, dopo questo pomeriggio, ce l'hai dietro? Questo pomeriggio, quando la gente se ne va, vi faccio vedere la piscina, è molto carina e graziosa, però noi preferiamo andare al mare, che è meglio. Abbiamo l'ombrellone, in poche parole abbiamo il pacchetto quello all inclusive, dove possiamo, diciamo, sfruttare sia la piscina sia i pasti, e ovviamente anche l'ombrellone al bagno verso il mare. Adesso c'è anche il parcheggio privato per chi vuole parcheggiare. Infatti noi abbiamo parcheggiato. E niente, molto, diciamo, easy, però funzionale, quello è l'importante. Adesso vi faccio vedere il vialetto dove si trova e la facciata proprio dell'hotel. Si chiama Hotel Buona Fortuna, non so se ve l'ho detto prima. Io ancora con la mascherina, infatti vedete, sto grondando. Non mi sto truccando ovviamente, ragazzi, perché fa un caldo boia. Sono dimenticata ieri di registrare i fuochi di Ferragosto, però tanto non si sarebbe visto niente, quindi niente. Questo è l'hotel, ragazzi. Ok. Vedete, questo è l'hotel, molto semplice. Questo è l'hotel. Questo è il vialetti. Ragazzi, dopo che siamo stati al mare, non più filmato, nel frattempo abbiamo preso un bel po' di sole. Infatti, se mi vedete, ho cambiato colore, Luca peggio. E adesso abbiamo mangiato, come avete visto, un bel menù, bello pieno. Non ho filmato tutto perché, cioè, mi pigliava male. Poi abbiamo mangiato come veramente non ci fosse un domani, veramente è stato buono. Poi a me piace proprio il rapporto che vi ho detto prima che hanno loro con i clienti, molto veramente ci mettono passione. E hanno dato a ogni donna, hanno messo davanti al posto di ogni donna una rosa, quindi bello. Adesso usciamo, che andiamo a fare un'ultima camminata. Che poi, tra l'altro, nel video prima, vedendo, vi ho detto che si chiama, come ho detto, Bella Igea Marina, invece si chiama Bellaria Igea Marina, quindi vabbè, figura di M.
E niente, adesso andiamo a fare un giro verso il centro, vi filmerò qualcosina, spero che si veda, perché ci sono tutti i negozietti, gelaterie, locali, bella, stile Rimini, però ovviamente più piccolino. Ok, andiamo. Ma ce l'ho in mano. Guardate quanto è carino il vestito che ho messo questa sera. Di questo verde, è un verdone in realtà, vedete? Molto carino, non ho voluto mettere i tacchi perché... Ragazzi, non so se mi sentite, siamo appena entrati da Marlù, che io fino a poco tempo fa non conoscevo neanche l'esistenza, ma ho scoperto che è un'azienda tipo Pandora, tipo. E ho preso un bracciolino per me con un charm e a Luca pure perché vendono anche Uomo. da uomo. Guardate quanto è bella, se ve lo giro lo faccio vedere meglio. Ho preso questo bracciolino normale con il cornino. Guardate quanto è carino. Carino, come dite voi? Guardate ragazzi, me l'ha messo adesso Luca, guardate quanto è carino. Ho messo questo cornino piccolino che in teoria dovrebbe portare fortuna, se lo so. In teoria. Ci siamo seduti perché siamo stanchi, siamo usciti proprio perché oggi era l'ultima serata, altrimenti non saremmo proprio usciti, che siamo veramente cotti dal mare, oggi giornata intera al mare. Fare vecchiette alternative. Abbiamo anche mangiato tanto, l'hotel aveva fatto il menù di Ferragosto, quindi potete capire. Adesso andiamo, facciamo l'ultimo giro. Andare in vacanza è deleterio per il portafoglio. Per il portafoglio. Adesso abbiamo comprato due pensierini e andiamo verso il mare, vi porto con me, poi ovviamente chiuderò il video così non sarà troppo lungo. Il centro è pienissimo, non riesco neanche ad accendere la telecamera perché ovviamente non so se a qualcuno potrebbe dar fastidio. Adesso abbiamo visto sul telefono quanti chilometri abbiamo fatto oggi, 10 chilometri, solo andando in giro qui per il centro, lungomare, come avete visto. Abbiamo fatto un pochino di shopping comprando delle Yankee Candle che erano in promozione per Natale, diciamo le ho comprate. E poi cosa ho preso? Ho preso i due pensierini e niente, abbiamo fatto tanti 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 giri, adesso stiamo andando verso l'hotel, vedete che ancora ci sono un sacco di bancarelle, un sacco di vita ancora. Veramente volevamo prendere un gelato, però abbiamo mangiato un po' troppo, quindi meglio evitare. E quindi niente, spero che questo vlog ovviamente vi sia piaciuto e che altro vi abbia dato spunto per un eventuale weekend oppure non so, ferie che volete fare, considerate molto questa città perché è molto carina. E poi cioè, alla fine ha tutto, un sacco di negozi, un sacco di cose da fare. E niente, io spero che appunto il video vi sia piaciuto. Un bacione, ovviamente iscrivetevi al canale e ciao.